più di un tampone al minuto. Sono quelli eseguiti a Fano nelle prime ore dello screening di massa per il contenimento del Covid-19. In un'ora e 20 minuti il primo giro di boa, quello delle 100 persone già sottoposte al test presso la palestra Venturini. Numeri che lasciano intendere come i fanesi abbiano accolto di buon grado l'appello a partecipare. Una sensazione che diventa certezza osservando la coda di auto formatasi già un'ora prima dell'inizio fuori dall'altra location dedicata allo screening, il CODMA di Rosciano. Come sta andando questa prima mattinata? L'afflusso è molto intenso già fin dall'apertura. Nella prima ora avevamo già fatto 74 persone, finora tutti negativi, scorre tutto abbastanza bene. Di buon'ora alla Venturini si sono presentati anche il sindaco Seri e il resto della giunta, tutti pronti per il tampone e tutti poi risultati negativi. Sono pronto, ma non solo, ho convocato tutta la giunta invitandola a dare il buon esempio, a venire tutti a fare il tampone questa mattina. Questo è un momento straordinariamente importante. È un atteggiamento responsabile per la nostra salute e per la salute di tutta la comunità. Non bisogna sottovalutare queste cose. Vediamo che negli ultimi giorni, anche dopo le festività, la curva tendeva ad alzarsi, quindi non bisogna abbassare la guardia. E fare lo screening significa avere la fotografia esatta di quella che è la situazione nella nostra città. Serve anche per isolare focolai che stanno per partire, quindi è fondamentale. Sono contento, non mi aspettavo una partecipazione come questa. Francamente, se il buongiorno si vede al mattino, oggi è un buon giorno. Ci sono tantissime persone in tutte le location, significa che abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, devo dire insieme la Regione, l'ASUR, il Comune, un'organizzazione molto importante, abbiamo fatto una comunicazione coinvolgendo tutte le associazioni attraverso i social, attraverso la stampa, e questo è un buon risultato, ma mi piace sottolineare che è anche un atteggiamento responsabile dei nostri concittadini, e questo mi fa molto piacere e mi rende orgoglioso di rappresentare una comunità seria e responsabile come la nostra. Presente anche l'assessore regionale Stefano Guzzi, arrivato alla Venturini alle 8, orario di inizio dello screening, e già in fila dietro altre 69 persone. Se la partecipazione che vediamo ora continuerà così anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è segno di grande attenzione della città di Fano e dei cittadini di questo territorio. Fare lo screening di massa è fondamentale, perché in un momento come questo, dove i contagi stanno riprendendo a crescere e i nostri ospedali sono in seria difficoltà in queste ore, avere una mappatura dei cittadini in maniera approfondita sul territorio, isolando chi, pur non rendendosene conto, essendo asintomatico, è comunque positivo, noi eliminiamo un fortissimo rischio di espansione di contagi. Quindi questa è l'iniziativa che ha avuto la Regione Marche fortemente. Io qui stamattina voglio fare un plauso come assessore alla Protezione Civile della Regione, anche tutti i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, dell'ANPAS, ma anche alle amministrazioni comunali che hanno collaborato, come il Comune di Fano, come gli altri comuni di questo territorio, perché quando si collabora insieme tra istituzioni, i risultati poi si colgono sempre. Se qualcuno, come hanno fatto in città vicine, vuol fare, diciamo, il primo della classe, poi magari non riescono neanche molto bene le iniziative. Comunque sono molto contento di come sta andando e complimenti di nuovo sindaco per l'organizzazione che siamo riusciti insieme a mettere in piedi. C'è tempo fino a mercoledì 13 gennaio per sottoporsi al test. È gratuito e non serve la prenotazione. La fila scorre veloce anche in caso di grande affluenza e in 5 minuti si ha già in mano l'esito del test. Insomma, è tutto fin troppo semplice per tirarsi indietro. Gli utenti si presentano all'accettazione e vengono fornite 3 etichette con un numero. Una di queste etichette va nel dispositivo diagnostico, l'altra va nel foglio di refertazione e la terza lo tiene l'utente. Una volta fatto l'esame io lo referto e consegno l'esito all'infermiera, che chiama il numero con l'ultima etichetta dell'utente e lo dimette.